In questo primo video del 2025 andremo a comparare queste due schede grafiche apparentemente molto diverse tra loro, ma che in realtà si assomigliano molto sotto un punto di vista, quello del prezzo. Parliamo infatti di GTX 1080 Ti e RTX 3060, due schede grafiche che al giorno d'oggi nel mercato dell'usato possiamo trovare sotto i 200 euro. Ma quale sarà effettivamente la migliore tra le due? In questo video lo andremo a scoprire andandole a testare in diversi benchmark di produttività e di gaming. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo con un video che avete scelto voi tra i quattro che vi avevo messo a disposizione nel sondaggio pubblicato sulla community di YouTube durante le vacanze natalizie. L'idea mi è venuta in mente perché era da un po' che vedevo prezzi di queste schede grafiche essere molto molto simili tra di loro, magari la 3060, soprattutto su eBay, e col fatto anche che si trova ancora oggi nuova su Amazon, mantiene di media un prezzo un pochino più alto di vendita, però ci sono spesso e volentieri esemplari venduti sotto i 180 euro. Stessa cosa anche per la 1080 Ti, forse è un po' più comune trovare quest'ultima, ecco, su questa soglia di prezzo, però bene o male siamo lì, quindi sui soldi che dobbiamo spendere per portarci a casa una di queste due schede. Eppure parliamo di due schede veramente molto molto diverse, lo vedremo durante le specifiche tecniche, ma immagino già molti di voi lo sapranno. In un caso la RTX 3060 fa parte dell'architettura Ampere di Nvidia, rilasciata ormai nel 2020, poi quest'ultima scheda uscì nel 2021 con crisi, crypto boom e quello che volete. La GTX 1080 Ti invece, dal canto suo, è una scheda che ormai ha praticamente 8 anni sulle spalle, perché uscì a marzo del 2019 come la top di gamma della famiglia Pascal, cioè quella delle GTX serie 1000. Quindi sì, parliamo di due GPU completamente diversi, appartenenti a fasce di mercato completamente opposte, che però in questo 2025 vanno a convergere sul prezzo di mercato, cioè, ripeto, sotto i 200 euro. Prima però di proseguire col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale, attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da non perdere nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per tutto quello che riguarda l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. Infine vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram e sul mio canale di TikTok. Detto questo, direi ora di partire con le specifiche tecniche di queste due schede grafiche. Pur facendo parte di due architetture e fasce di prezzo al lancio completamente differenti, il core count all'interno di queste schede in termini di CUDA core è lo stesso, 3584 CUDA core. Nei due chip, nel caso della 1080 Ti il GP102 e della RTX 3060 il GA106. C'è da dire però che i core dell'architettura Ampere sono stati rivisitati prima dell'uscita di quest'ultima architettura, quindi non so se sono effettivamente comparabili tra di loro, però in termini prestazionali dal punto di vista della VRAM abbiamo un comparto di memorie molto simile, perché nel caso della 1080 Ti parliamo di 11 GB di memoria GDDR5X con un bus a 354 bit per un bandwidth intorno ai 440 GB al secondo. Nel caso della 3060 invece abbiamo 12 GB di memoria VRAM GDDR6 con un bus a 192 bit. In termini di consumi, vi ho già detto, queste due schede facevano parte di fasce differenti. La 1080 Ti era fascia altissima, la 3060 fascia media, e anche per questo in termini energetici parliamo di due schede che differiscono abbastanza tra di loro. La 3060 infatti ha un consumo medio intorno ai 160-170 watt, la 1080 Ti dipende anche dalla custom se è overclockata o meno che è andata ad utilizzare, però si assesta sui 250 watt, che è un pochino di più effettivamente. In questi casi poi abbiamo due custom che sono molto differenti tra di loro. Mi dispiace, ma non avevo a disposizione altre custom o di 3060 o di 1080 Ti, però vi posso dire che in realtà la differenza non è così grande, visto che abbiamo tenuto queste due schede a stock e i clock non differiscono molto in entrambi i casi da quelli che sono i clock standard a cui dovrebbero operare queste schede. Quindi, prima di decretare effettivamente la scheda vincitrice tra le due, andiamo a vedere tutti i vari benchmark. Prima però, ovviamente, vediamo la piattaforma di test, che in questo caso è stata la Testbench che utilizzo per testare tutte le schede grafiche ultimamente, cioè Ryzen 7 7700
scheda madre Asus ROG Strix X670e Gaming Wi-Fi, 32 GB di RAM DDR5 a 6000 MHz CL30, come alimentatore abbiamo un Thermaltake 1050W TUF Power 80 Plus Platinum, come dissipatore a liquido per la CPU invece abbiamo un Endorphi Navis F240A RGB. Come SSD infine abbiamo un Crucial T500 da 2 TB. Detto questo, direi che ora possiamo partire con i benchmark. Partendo col primo test di produttività, abbiamo Cinebench 2024. In questo caso la 1080 Ti rimane indietro di quasi 3000 punti rispetto alla 3060, che è avvantaggiata grazie ai core dedicati al ray tracing. Stessa cosa su Blender Open Data 4.3, anzi il divario si allarga ulteriormente, qui la 3060 fa più del doppio dei punti rispetto a quelli della 1080 Ti. Su Octane Bench facciamo 188 punti con la 1080 Ti e la 3060 fa quasi il doppio dei punti, 294. Passando ora alla suite di benchmark SpecView Perf, in questo caso invece la 1080 Ti totalizza quasi tutte vittorie tranne in 3D Studio Max, quindi in questo caso se il carico di lavoro che dovete andare a svolgere favorisce la 1080 Ti, considerate forse anche questa scheda. Su Geekbench 6 anche qui invece abbiamo un ritorno al predominio della 3060, sia in OpenCL che in Vulkan la RTX è avvantaggiata. Su V-Ray 6 stesso discorso, in CUDA facciamo 1400 punti con la 3060, con la 1080 Ti ci fermiamo a 1000 e ovviamente il render RTX la 1080 Ti non lo può fare. Su Stable Diffusion Automatic 1111 abbiamo due risultati interessanti, però anche qua la 3060 grazie ai Tensor Core è avvantaggiata. Passando ora ai giochi, su Control in Full HD e settaggi di Digital Foundry abbiamo dei risultati relativamente simili, comunque ottime esperienze di gioco, 91 fps contro 115 della 3060, in 1440p più o meno lo stesso discorso, la 1080 Ti è perfettamente giocabile sulla soglia di 60 fps, mentre la 3060 ci dà un po' più di margine fino a 74. In Alan Wake 2 in Full HD upscalato e settaggi di Digital Foundry abbiamo un netto vantaggio per la 3060, che tra l'altro mantiene una qualità grafica superiore utilizzando il DLSS. In 1440p più o meno è lo stesso discorso, 55 fps per la 3060 e 37 per la 1080 Ti, che non ha il mesh shader richiesto per far girare questo gioco. Su Death Stranding Full HD settaggi immaxati abbiamo due risultati molto simili, in questo caso la 1080 Ti tallona la 3060 con 116 fps e in 1440p sempre settaggi maxati 91 fps contro 95 della 3060, quindi in entrambi i casi ottime esperienze di gioco. Passiamo ora a Fortnite capitolo 6 stagione 1 in Full HD DirectX 12 settaggi medi, facciamo 183 fps con la 1080 Ti e 194 con la 3060, quindi ottime esperienze di gioco anche in 1440p. Entrambe le schede sono perfettamente giocabili e il gioco è godibilissimo, 116 fps in un caso e 132 nell'altro. God of War Full HD e settaggi alti, 75 fps per la 1080 Ti e 94 per la 3060, quindi un po' di divario effettivamente c'è anche in questo gioco. In 1440p 64 fps per la 1080 Ti e 70-71 sostanzialmente per la 3060. Però ora vorrei farvi vedere cosa riesce a fare la 3060 in 4K con DLSS prestazioni e sempre settaggi alti. La 1080 Ti non sfrutta il DLSS, quindi non sono andato a testarla, ma la 3060 mantiene 72 fps con una risoluzione così alta. Cyberpunk 2077 Full HD e settaggi di hardware unboxed, tutte e due esperienze di gioco super godibili, 76 fps contro praticamente 90 della 3060. In 1440p 50 fps per la 1080 Ti e 60 per la 3060, quindi anche qua un ottimo guadagno per la scheda RTX. In questo gioco stessa cosa per God of War, 4K DLSS prestazioni, stessi settaggi e la 3060 ci mantiene un frame rate superiore ai 60 fps anche a questa risoluzione. Su Resident Evil 4 Remake in Full HD e priorità alla grafica come preset abbiamo la prima vittoria della 1080 Ti nei giochi, 94 fps contro 89 della 3060. Però in 1440p la 3060 ritorna in vantaggio con 73 fps di media contro i 65,6 della 1080 Ti. In ogni caso, entrambe esperienze di gioco super godibili. Su The Finals Full HD settaggi medi senza ray tracing 100 fps contro 108 della 3060, quindi anche per questo titolo Unreal Engine 5 niente male. In 1440p stessi settaggi 76 fps per la 80 Ti contro 88 fps della 3060, che quindi mantiene un
un bel vantaggio rispetto alla vecchia top di gamma. Su Age of Mythology Retold Full HD maxato ma senza ray tracing, 132 fps contro 138, quindi in entrambi i casi ottimo frame rate per questo titolo, e in 1440p stessi settaggi, 80 fps per la 1080 Ti contro 92 della 3060, che rimane in discreto vantaggio. Su Black Myth Wukong Full HD upscalato e settaggi di Digital Foundry, la 1080 Ti si ferma a 44 fps, mentre la 3060 arriva a 53 fps di media. In 1440p upscalato, sempre stessi settaggi, 35 fps per la 80 Ti e 42 per la 3060, che utilizza il DLSS. Su Final Fantasy XVI in Full HD upscalato e settaggi massimi abbiamo la 1080 Ti che arriva a 56 fps con l'FSR Quality, mentre la 3060 arriva a 59 con il DLSS. In 1080p senza upscaling ci fermiamo a 43 fps per la 80 Ti e 45,8 per la 3060. Ed eccoci qui ragazzi per discutere i risultati che abbiamo appena visto. Anche se vi dico subito, secondo me la scheda vincitrice per questo 2025 è soltanto una, e questa si chiama RTX 3060. Per il semplice fatto non che la 1080 Ti non sia stata una valida scheda, soprattutto in passato, ma che al giorno d'oggi purtroppo sente i colpi di un'architettura che ormai ha 8 anni, se non quasi 9 anni sulle spalle effettivamente, e per questo motivo non ha tutti i supporti e le attenzioni sia dal punto di vista dei driver ma anche degli sviluppatori per quanto riguarda l'ottimizzazione dei giochi, che dovrebbe avere una scheda con un alone leggendario come la 1080 Ti. Per questo motivo la 3060 si ritrova in netto vantaggio anche nei titoli dove non si fa un eccessivo uso di ray tracing o di feature come il DLSS, rimane la scheda più performante. Tra l'altro abbiamo 1 GB in più di VRAM, che per carità non è tantissimo, però comunque qualcosa. È una scheda che consuma meno ed è una scheda che ovviamente sarà supportata a livello driver ancora per molto tempo. Tutto questo grazie ai suoi Tensor Core integrati, su cui gira l'ormai famosissimo DLSS, che ci serve per, volendo giocare anche ad altissima risoluzione come il 4K, rimanendo su una soglia di 60 fps in diversi giochi, magari non negli ultimissimi, anche poco ottimizzati, però in titoli comunque che ancora vanno molto e sono ancora molto giocati, possiamo giocare a questa soglia. Tra l'altro con anche il prossimo update dei driver che dovrebbe arrivare fra non molto, che coinciderà con l'uscita dell'RTX 5000 e farà sì che il DLSS verrà aggiornato alla versione 4. Non parlo ovviamente di frame generator per questa 3060, però di upscaling e DLSS ray reconstruction assolutamente sì, perché hanno detto sarà supportato anche per le RTX di generazioni precedenti come queste Ampere o anche l'RTX 2000. Invece purtroppo la 1080 Ti questa cosa non riesce a farla, perché sì, ha a disposizione l'FSR 2 o 3, però ha i suoi limiti evidenti e si nota quando si va a giocare, andando ad utilizzare una risoluzione di partenza prima di effettuare l'upscaling, magari come il Full HD, che c'è qualcosa insomma di strano nell'immagine, e purtroppo queste sono dovute a delle caratteristiche dell'upscaling che ha i suoi limiti. Per questo motivo, pur essendo stata una scheda che al suo lancio riusciva a farci giocare a tutto in 4K a 60 fps, al giorno d'oggi, se vogliamo quantomeno assaggiare questa fluidità, quella risoluzione, sì, dovremo utilizzare l'FSR, ma ripeto, la qualità grafica risultante non sarà alla pari di quella offerta dalla 3060. Anche dal punto di vista della produttività, questa RTX 3060 è quasi sempre in vantaggio rispetto alla 1080 Ti. Questo perché al suo interno ha i core dedicati al ray tracing di seconda generazione, in questo caso, che ci permettono di raggiungere soglie di prestazioni davvero ragguardevoli in tutti gli ambiti di rendering 3D fotorealistico, i quali fanno larghissimo uso di ray tracing. Quindi, per concludere questo video e parlandovi anche delle alternative, perché io in questo video vi ho fatto vedere soltanto queste due schede, ma ovviamente su questa fascia di prezzo sotto i 200 € c'è un mondo di cui parlare, e potremo parlare anche delle alternative qualcosina sopra, come la nuova Intel Arc B580, anche se attualmente insomma non è propriamente disponibile e ha qualche problema, soprattutto se utilizzata con configurazioni non recentissime. Ma al di là di questo, parliamo quindi di schede grafiche usate, e in questo periodo secondo me la 3060 rimane comunque una delle validissime alternative se vogliamo andare
andare a spendere qualcosina in meno, anche se non so quanto senso abbia, potremmo valutare la RTX 2060 Super, che è una scheda che ha 8 GB di VRAM, un livello di prestazioni molto simile a questo e sempre equipaggiata con ray tracing e DLSS. In ogni caso, se invece passiamo alla controparte AMD, potremmo valutare tra gli acquisti ancora oggi le RX 5700 XT, anche se potremmo avere qualche svantaggio nei titoli che vanno a utilizzare ray tracing e ce l'hanno tra i requisiti minimi come Indiana Jones uscito da poco, oppure anche Alan Wake 2. Non è proprio un'esperienza super godibile, però tanti altri giochi ancora funzionano bene su questa generazione di schede, parlo delle RDNA 1 di AMD, oppure le stesse RX 6600 e 6600 XT al giorno d'oggi si trovano intorno a questa soglia di prezzo, forse anche qualcosina in meno, però in quel caso non abbiamo il DLSS a disposizione in primis, secondo me, e in secondis abbiamo solamente 8 GB di VRAM, che anche se vogliamo giocare in 1440p e abbiamo visto queste due schede bene o male si riescono a farci giocare a questa risoluzione, sono sicuramente necessari al giorno d'oggi per gli ultimi titoli, ecco, almeno avere più di 8 GB di VRAM su schede che hanno questo livello di prestazioni. Quindi detto questo, il video si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e con un commento su cosa ne pensate di queste schede, se le avete avute o se le avete ancora oggi. Detto questo, direi che vi posso consigliare due video che se non avete visto vi consiglio molto di vedere. Il primo è quello che riguarda la RX 5600 XT, scheda video invece sulla fascia dei 100 € che abbiamo visto poco prima delle vacanze natalizie, e in quel caso l'abbiamo confrontata con la RTX 2060. Come secondo video invece vi consiglio quello della build del PC Pro confrontata sulla carta con PS5 Pro. Detto questo, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!